Ora, parliamo della casa delle rondini, che nel 1722, non così, ma esisteva già. Quindi qui esiste una casa, che allora era una casa sostanzialmente del capo dei contadini, del Massaro. Si parla oramai di 3 secoli. La struttura che vedete oggi, che è bellina, è diventata così bella nell'Ottocento, perché sono state fatte le torrette, ne vediamo una, dietro ce n'è un'altra in vicolo tramontana, e tutta una serie di decorazioni in facciata, per cui prima era più bruttina. Ah, giusto, una piccola nota, anche qui oggi cercherò di spiegare, perché io quando mi dicono finestra strombata non capisco. Allora sono andato a capire che cosa significa finestra strombata. Vediamo una. Strombata, sì, se notate, le due finestre della torre hanno attorno come una cornice che le allarga. A cosa serve quella cornice? Non è stata fatta a caso, è stata fatta per avere più luce all'interno. È fatta in cotto, che uno dice cos'è il cotto, è terracotta. La strombatura la vedremo oggi anche nel portale di Due Ville, lì ha una funzione diversa, serve a far manovra al carro che entra. Quindi così secondo me uno capisce un po' cos'è una strombatura. Se no, con riguardo alla torretta, possiamo notare che, come avete notato voi, ci sono le rondini disegnate e sotto c'è una cornice che, come dire, sostiene la fascia dove sono disegnate. Dietro c'è un'altra torretta che è più povera di decorazioni. Riguardo alle finestre, se notate, ci sono quelle delle... In realtà sono strombate anche loro, perché vedete che hanno un'apertura, sono più aperte sempre per far entrare la luce. Quelle del piano superiore hanno una decorazione abbastanza semplice, quelle sotto hanno delle decorazioni che vengono chiamate floreali sul libro, mi sembrano più che altro vegetali, che qui nella facciata sono alternate, vedete che c'è quel cerchiolino tipo simbolo della Lega e dopo ci sono le 4 fogliette. Nella facciata su vicolo tramontana non c'è solo l'alternanza tra queste due, ma il cerchiolino, diciamo, della Lega, a volte è in negativo, a volte è in positivo. Questa decorazione delle finestre è più recente, fa parte del progetto di ristrutturazione della Casa delle Rondini, che è stato fatto da Gattinoni nel 1927. Ah, giusto, quello è il simbolo, adesso sì, è il simbolo dei capitani, dei capitani d'Arzago, che sono i nobili che possiedono tuttora questa proprietà, oltre alla famosa villa col parco e alla cascina con sempre dei capitani. Difatti anche lì vedremo questo simbolo. Questa è la seconda torretta. Come vi ho detto, sono state fatte nell'Ottocento le torrette. Guardate nella finestra strombata, c'è una decorazione. C'è il mattone, tra i due mattoni. Cioè. Adesso magari si vede, non so se la riuscite a vederla. È abbastanza accurata, eh? Non è una cosa. Ecco, faccio un po' di zoom. Sì. No, non c'è più. Non c'è modo di vedere anche dentro. No, non si può, perché è parco privato. Se volete potete guardare nel senso, io non posso girare perché quello, ovviamente, essendo proprietà privata, mi mettono nel gabbio. Come vedete, la seconda torretta è simile, perché ha anche lì la cornice, però è un po' più povera di decorazione.